E adesso siamo arrivati al momento clou del video. Collegherò questo cavo USB all'altro smartphone e vedrete che lui farà da powerbank e ricaricherà l'altro dispositivo. Siete pronti? 3, 2, 1. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Guardate qua cos'ho. Questo qua è il nuovissimo Ulefone Armor 14, l'ultimo smartphone uscito in casa Ulefone. Questo modello è incredibile perché ha una batteria da 10.000 mAh, uno dei modelli con più batteria attualmente sul mercato. Tra l'altro non è tutto, perché anche ricarica wireless e in più potete utilizzarlo come power bank, ossia utilizzare questo dispositivo per ricaricare altri telefoni o altri tablet. Vi ho messo curiosità? State tranquilli perché nella seconda parte di questo video andremo proprio a testare questa funzione. Questa recensione l'ho divisa in tre parti. Nella prima parte andremo a vedere il contenuto della confezione e tutte le sue caratteristiche tecniche. Nella seconda parte andremo a vedere il test della fotocamera e il test della ricarica inversa. E nella terza parte andremo a testare il processore Octa-Core MediaTek G35 con un doppio test gaming. Nella dotazione base, oltre il nostro Ulefone Armor 14, troviamo il cavo USB-C di ricarica, l'alimentatore, un vetro temperato, manuale utente comprensivo di lingua italiana e la mini chiavetta per micro SIM. Per quanto riguarda la scheda tecnica, monta il sistema operativo Android 11, processore Octa-Core MediaTek G35 da 2,3 GHz, schermo touchscreen da 6,52 pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di ROM espandibili fino a 1 TB, riconoscimento facciale, fotocamera Sony posteriore da 20 MP, e frontale da 16 megapixel, ricarica wireless, GPS, modalità protezione affaticamento vista, potentissima batteria da 10.000 mAh e sensore di impronta digitale. Per quanto riguarda il prezzo, questo modello viene venduto a meno di 250 euro, per la precisione a 239 euro, che per quanto mi riguarda, per le sue dimensioni, per il telaio in metallo e per la potentissima batteria, è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se per caso siete interessati a questo bellissimo Ulefone Armor 14, vi ricordo che troverete il link diretto di Amazon per poterlo acquistare nella descrizione di questo video, e sempre in descrizione vi ho lasciato i 4 canali Telegram di cui faccio parte, dove vengono pubblicate le migliori offerte a tempo di Amazon divise per categorie: abbigliamento, tecnologia, games e fitness. Per cui se acquistate spesso su Amazon, entrate nei canali che vi ho lasciato sempre in descrizione, così potrete risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. Eccoci qua nell'home page di Android 11. Andiamo subito a vedere la velocità dello schermo. Noto subito un'ottima scorrevolezza. Guardate la velocità, mi ha veramente stupito. Adesso invece andiamo a testare la sensibilità del touchscreen. Andiamo a fare il test multitouch, vediamo, guardate qua, segue perfettamente tutti i miei movimenti. Andiamo a metterlo più in difficoltà con 5 dita, li arrivate subito. Test finale con 10 dita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per cui con questo dispositivo potete navigare e giocare utilizzando fino a 10 dita in contemporanea. La batteria, come vi ho anticipato, è il punto di forza di questo smartphone ed è riuscito a reggere un utilizzo di media intensità per 4 giorni senza dover essere ricaricato. Andando più in dettaglio, ha un'autonomia in standby di 540 ore e per quanto riguarda le chiamate riesce a reggere 54 ore di chiamate ininterrotte prima di scaricarsi. Avete un ultimo desiderio? Potrei fare una telefonata. Marco, che fine hai fatto? Meno male che c'è il telefono, come stai? Una telefonata allunga la vita. Per quanto riguarda il telaio, è in metallo leggero ultra resistente. Questo modello è impermeabile, antiurto, anticaduta, vetro resistentissimo, lo potete lanciare semplicemente, non si fa assolutamente niente. Ma non è tutto, perché è riuscito a superare i più severi test militari ottenendo le certificazioni IP68, IP69K e la difficilissima 1000 STD 810. Per quanto riguarda la struttura, alla destra troviamo il regolatore del volume più e meno, il sensore di impronta digitale. Nella parte inferiore troviamo l'ingresso Type-C per ricaricare il dispositivo. Ho apprezzato tantissimo la presenza del gommino protettivo, perché ne aumenta la protezione sia per la polvere ma anche per l'impermeabilità. Nella parte sinistra invece troviamo un pulsante personalizzabile. Praticamente potete decidere voi quale funzione fargli attivare, la fotocamera, le chiamate, quello che volete lo impostate direttamente nell'home page di Android. Da questa parte c'è anche lo slot per la SIM e, come vi farò vedere, questo dispositivo è dual SIM, infatti potete inserire fino a 2 SIM in contemporanea. E infine nella parte superiore troviamo il jack delle cuffie. Tra l'altro anch'esso, come vedete, è protetto da un gommino protettivo, così da aumentarne la sicurezza. E ora andiamo a testare la sensibilità del sensore di impronte digitali. Partiamo subito, mettiamolo in standby, vediamo se lo sblocca al primo tentativo, vediamo. Era sbloccato subito. Facciamo altri 2-3 tentativi per vedere la qualità. Rimettiamolo in standby, vediamo. 2 su 2, facciamo l'ultimo tentativo per vedere se anche stavolta. E 3 su 3, direi che il sensore di impronte digitali è approvato al 100%. E ora siamo arrivati al test della fotocamera. Vi mostrerò delle foto e un video che ho registrato in Full HD direttamente da questo dispositivo. Partiamo dalle foto, vi faccio vedere un po' di scatti che ho fatto in esterna.
Guardate come sono venuti bene, anche la luce è molto naturale, sono rimasto veramente colpito. Guardate anche i colori, e anche se zoomo e ingrandisco le immagini, la risoluzione non diminuisce. Guardate anche se zoomo al massimo, come si vedono addirittura le venature dei petali. E adesso andiamo a vedere i video che ho fatto sempre in full HD nella parte esterna del giardino. Eccolo qua, anche questo l'ho registrato in esterna, nonostante in una mano avessi il cellulare e nell'altra invece il bastone, e quindi fossi veramente in movimento, la qualità dell'immagine è rimasta molto buona, soprattutto stabile, e anche tutti i movimenti sono stati ripresi correttamente. Riassumendo la qualità della telecamera, come avete visto gli scatti sono abbastanza buoni, i video sono fluidi e anche l'autofocus funziona perfettamente, per cui in conclusione posso dire tranquillamente che questa bellissima telecamera Sony ha superato pienamente la sufficienza. E adesso siamo arrivati al momento clou del video, andremo a testare la ricarica inversa dell'Ulefone Armor 14, collegherò questo cavo USB all'altro smartphone e vedrete che lui farà da power bank e ricaricherà l'altro dispositivo. Come prima cosa andiamo a inserire il cavo USB munito di adattatore nella base del nostro Armor 14, apriamo la linguetta e lo andiamo a inserire. Ecco fatto. Dopo aver fatto il collegamento andiamo a inserire l'altra estremità alla base del secondo smartphone. Adesso qua non so se riuscirò con una mano sola. Eccolo qua. Spingiamo. Ecco qua. Guardate, sta caricando grazie all'Ulefone Armor 14 la batteria. Avete visto che spettacolo? E potete anche ricaricare tablet e qualsiasi dispositivo dotato di USB-C. E per finire come ciliegina non poteva mancare il doppio test gaming. Partiamo con Asphalt Nitro, speriamo di partire bene. E dopo andiamo a fare una super sfida Mario Kart. Gira, gira, gira. Prendiamo subito il NOS per fare il super salto. Oh mio Dio, no, fuori. Andiamo di qua, speriamo di beccare la scorciatoia. No, gira, gira. Dobbiamo derapare un po' per prendere. No, prendilo. Sì, l'ho preso. Via, 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 via. Perché qua non so se avete mai giocato da Asphalt Nitro, ma più derapate, più caricate il NOS. Anche più scontrate oggetti o fate incidenti. È un po' strana come regola che non funziona nella vita reale, ma in questo gioco sì. E anche durante la sospensione. Oh, qualcuno mi sta cercando di superare. Aspetta che faccio un super salto. Come avete visto ricarica totalmente il NOS. Gira, gira, gira. Oh, ma che è chiesto qua? Oh, beccati questo. Così impari a superarmi. Maledetto. Oh, qua c'è un super salto. Via. Dai, 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 dai. No, volevo andare sopra. Vai, vai, fai. Usalo, 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 usalo. No. Speriamo che gli altri non siano riusciti a salire, perché sopra era pieno di nitro. Vai, vai, vai. Curva, derapa, così. No, no. Per ora siamo primi. Altra derapata. Oh, ci si è riempiti, adesso via di NOS. Adesso là ci dovrebbe essere una scorciatoia, curva, così. Ho fatto, dai, l'ultima curva, taglia, super NOS, vai vai di super NOS. E ora prima di passare a Mario Kart vi voglio far sentire la potenza di questi speaker. Siete pronti? Sentite che bombe! E ora è il turno di Mario Kart, speriamo di replicare la vittoria ad Asphalt Nitro. Dai, parti, parti, no, spostati. Oh, vediamo se Tartosso riuscirà a tagliare per primo il traguardo. Gira, 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 sparalo. No, l'ho mancato. No, prendi il salto. No, no, il fantasma. Via, via, pulisci, pulisci, pulisci. Sta pista mi piace da matti. È piena di scorciatoie e non si sa mai qual è la strada più corta. Gira, gira, gira. No, c'è uno gigante dietro. Via. Meno male che l'ha lanciato avanti. Andiamo a fare il mega salto. Curva, curva, così prendiamo un po' di monete. Siamo vediamo dietro chi c'è. Sono tutti lì. Curva, curva, prendi la velocità, prendila. Gira, gira, gira. Oh, l'ultimo giro, vediamo. Dietro. Oh, ce li ho tutti. No, a guardare dietro ho scagliato la curva. Dagli la banana. Guarda Todd come spinge. Ah, siamo tutti a un metro di distanza. Vai. Curva. Salta. Vai. No, l'uovo no, no. No. Oh mio Dio, sono quinto. Manca sesto. Prendi.
Dammi qualcosa di buono. Dammi sì, un guscio rosso. Dai, curva, curva, curva. Prendi il turbo. Vai così. Vai. Mamma mia. Dall'altra parte, dall'altra parte. Mamma mia, Luigi c'ha il fungo. Non so se riuscirò a prenderlo. Oh mio Dio, c'è uno con la stella dietro. Via, 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 via. Oh mio Dio, mi ha lanciato il guscio. Curva, curva. Mamma mia, che soddisfazione. Come avete visto dal doppio test gaming, il processore ha risposto correttamente, la fluidità è stata molto buona, non ci sono stati lag né rallentamenti e anche lo stereo è veramente molto potente. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link del bellissimo Ulefone Armor 14 e il link dei canali Telegram dedicati al risparmio, dove vengono pubblicate le migliori offerte a tempo di Amazon. Detto questo, siamo arrivati alla fine anche oggi. Vi ringrazio di aver visto questo video, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.